Also sehr geehrte Damen und Herren, buongiorno a tutte le partecipanti e i partecipanti e ovviamente ai nostri ospiti. Mein Name ist Lorenzo Vianini und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsförderinstitut und habe mich zusammen mit meiner Kollegin Chiara Venezia, die für den technischen Teil zuständig ist, um die Organisation dieses Konferenz, dieses Webinars gekümmert. In meiner Funktion als Moderator der heutigen Tagung freut es mich sehr, Sie so zahlreich auch auf diesem Webinar mit dem Titel Tendenz Ungleichheit begrüßen zu dürfen. Buongiorno a tutte le partecipanti e partecipanti. Mi chiamo Lorenzo Vianini, sono ricercatore dell'Istituto Promozione dei Lavoratori. Insieme alla mia collega Chiara Venezia, che si occupa della parte tecnica e che ringrazio, mi sono occupato dell'organizzazione di questo webinar dal titolo Sempre più diseguali. Per prima cosa, segnalo che è impossibile approfittare della traduzione simultanea degli interventi di oggi. Cliccando qui in basso c'è un mappamondo dove è possibile scegliere se ascoltare l'audio in originale oppure in una sola lingua scelta tra l'italiano e il tedesco. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass es möglich ist, die simultane Übersetzung der heutigen Reden zu nutzen. Durch Anklicken auf die Weltkugel am unteren Rand können Sie wählen, ob Sie den Originalton auf Italienisch bzw. Deutsch hören möchten. L'evento durerà circa un'ora e mezza. Dopo i saluti iniziali del presidente Dieter Meier, interverranno i quattro ospiti di oggi, il dottor Michel Dauderstedt, la dottoressa Marta De Filippis, la dottoressa Anna Buratti e il dottor Luca Frigo. Fino all'inizio della parte del webinar dedicata al dialogo, in cui verrà data la possibilità di porre domande agli ospiti, i microfoni e i video dei partecipanti saranno disattivati per evitare confusione. Per porre domande è possibile scrivere direttamente a me oppure all'account dell'istituto curato da Chiara Venezia oppure nella chat generale a tutti quanti. Vi chiedo anche di segnalarmi se la domanda vorrete porla direttamente agli ospiti partecipando in video o se dovrò leggerla io. La discussione avverrà soltanto dopo i tre interventi, ma potete scrivermi le domande anche in anticipo, anche usatela come forma di reminder. In chiusura, il direttore IPL Stefan Perini farà il punto della situazione e offrirà gli spunti dell'istituto riguardo al tema del webinar di oggi. Il webinar verrà anche registrato e sarà poi disponibile insieme alle slides sul nostro sito. In chat verranno messe adesso, nei prossimi minuti, i link sia alla pagina del sito che alle singole slide. Questo per permettervi eventualmente di aprire le slide nell'altra lingua. Le slide di due degli interventi di oggi sono infatti in italiano o in tedesco, ma sul nostro sito abbiamo approntato una traduzione per permettere a tutti di seguire in modo più comodo. Prima di cominciare il webinar vi chiederei anche di modificare il vostro nome nella parte in basso della finestra, vedete la sezione partecipanti, aprendola il primo spettatore siete voi e potete cliccando su altro rinominarvi. In questo modo potremo produrre gli eventuali attestati di presenza e in generale sarà più semplice anche per me la moderazione e la parte relativa al dialogo. Ancora una volta vorrei ringraziare gli ospiti per aver accettato il nostro invito e la collega Chiara Venezia per la sua collaborazione. Passo ora la parola al presidente IPL Dieter Meier per il benvenuto e l'introduzione al webinar di oggi. Ja, danke Lorenzo, guten Morgen, un buongiorno a tutte e a tutti. Come sapete nel 2020 l'IPL ha compiuto 25 anni di vita e la ricorrenza purtroppo è passata senza festeggiamenti in presenza. Per questo abbiamo pensato di fare un ciclo di incontri virtuali dal titolo AFI in dialogue, IPL in dialogo, per parlare di temi attuali che premono alle lavoratrici e ai lavoratori in Alto Adige. In dieser Reihe von Webinaren richtet das AFI den Blick auf jene Themen, die den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Südtirol besonders stark unter den Nägeln brennen. Im ersten Treffen am 17. Dezember sprachen wir über das Thema Wohnen. Vor rund einem Monat ging es um öffentliche Aufträge und Lohndumping.
Und heute widmen wir uns der Frage, wie ist der Wohlstand in Südtirol verteilt? Già nel 2016 l'IPL aveva affrontato l'argomento delle disuguaglianze di reddito e patrimonio. In un convegno intitolato La disuguaglianza frena, gli interventi avevano sottolineato non solo gli effetti negativi sulle società, che per effetto delle disparità economiche si disgregano e diventano sempre più diseguali, ma anche sull'economia in generale, che ne risente dal punto di vista dei consumi e delle capacità di innovarsi e rinnovarsi. Die aktuellsten Daten, die allerdings die Zeit vor der Pandemie abbilden, bestätigen, dass sich die Situation kaum verändert hat. Die Indikatoren zur Einkommensverteilung haben sich zwar leicht verbessert, aber ein Fünftel der Südtiroler Haushalte ist immer noch armutsgefährdet. Und ohne Sozialleistungen wäre diese Zahl noch viel höher. Die heutigen Gasttrainer Michael Dauderstedt, Marta De Filippis, Anna Boratti und Luca Frigo, die ich ganz herzlich begrüßen möchte, werden unter anderem aufzeigen, wie wichtig es war, die Abfederungen hochzufahren und zusätzliche Mittel an Sozialleistungen zur Verfügung zu stellen, die darauf abzielten, Einkommensanbrüche auszugleichen und die Zahl der armutsgefährdeten Familien im Rahmen zu halten. Das Land Südtirol verfügt dank seiner Autonomie über einen überdurchschnittlichen Handlungsspielraum, um zielgenau eingreifen zu können. Arbeitsmarkt, Steuern, lokaler Welfare, öffentliche Investitionen sind nur einige der möglichen Handlungsfelder. Südtirol kann und muss sicherstellen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinanderklafft. Ich hoffe, dass die heutige Veranstaltung einen Nachdenkprozess zur Frage der gerechten Verteilung anregen möge und ich wünsche Ihnen allen einen informativen Vormittag. Dankeschön. Ich danke dem Präsidenten für seine Stellungnahme. Der erste Redner heute ist Michael Dauderstedt, der 30 Jahre lang als Forscher bei der Friedrich-Herbert-Stiftung tätig war, wo er unter anderem den Bereich Wirtschaft und Sozialpolitik leitete. Heute ist er freier Berater, aber seit einem Jahrzehnt, wenn ich mich nicht irre, untersucht Dr. Dauderstedt die Ungleichheiten in Europa nach einem doppelten Ansatz. Der erste ist die Analyse der Einkommensunterschiede zwischen den Ländern. Dem fügte er eine eingehende Analyse der Situation innerhalb derselben Länder hinzu, unter Berücksichtigung der Ungleichheiten zwischen den Regionen. Heute wird er die neuesten Updates dieser Analyse vorstellen, die in einer Studie enthalten sind, in der er ein Bild der Situation vor der Pandemie und die ersten Ergebnisse bezüglich ihrer Auswirkungen zeichnet. So, Herr Dauderstedt, bitte an Sie den Wort. Ja, vielen Dank, Lorenzo. Einen schönen guten Morgen an alle Teilnehmer und Panelisten. Ich bin dankbar für diese Einladung zu diesem interessanten Seminar, will aber angesichts der knappen Zeit gleich mit meiner Präsentation beginnen. Ich gebe jetzt den Bildschirm frei. Sehen Sie die Präsentation, ja? Ja. Gut. Ich beschäftige mich, wie Lorenzo schon ganz richtig gesagt hat, mit der Ungleichheit auf gesamteuropäischer Ebene. Und da kann man erstmal sich ein paar Details angucken oder Grundstrukturen. Einmal geht es, wenn man Gesamteuropa betrachtet, natürlich darum, sowohl die innerstaatliche wie die zwischenstaatliche Ungleichheit in Blick zu nehmen. Wenn wir aber Einkommen zwischen Ländern vergleichen, haben wir sofort das Problem, dass die teilweise in unterschiedlichen Währungen sind, in der Eurozone nicht so sehr, aber dass die Kaufkraft sehr unterschiedlich ist. Arme Länder haben in der Regel ein niedrigeres Preisniveau, was wir alle vom Tourismus her kennen. Und wenn man das entsprechend umrechnet, bekommt man andere Einkommensunterschiede zwischen Ländern, weil in Kaufkraftstärken diese Unterschiede geringer sind. Generell können wir in Europa feststellen, dass die regionale Ungleichheit noch mal höher ist als die zwischenstaatliche.
Dazu ein paar Beispiele. Wenn wir uns Länder, das ärmste und das reichste Land in Europa vergleichen, das ist Bulgarien und Luxemburg, hier sehen wir die Werte, dann haben wir das Einkommen von Bulgarien pro Kopf pro Jahr von 6.800 Euro zu Wechselkursen, 17.000 zu Kaufkraftstärken verglichen mit Luxemburg, 84.000 bzw. 33.000, dann nimmt sich das nicht viel. Im Gegenteil, bei Kaufkraftstärken ist es etwas geringer. Aber wenn wir das Verhältnis betrachten, dann ist es 1 zu 12 bei Wechselkursen und nur 1 zu 5 bei Kaufkraftstärken. Wenn wir nun die ärmste und reichste Region Europas nehmen, dann ist es eine Region in Bulgarien, die hat ein Einkommen, das ist noch niedriger als das durchschnittliche bulgarische natürlich, von 5.200. Und die reichste Region ist London mit 213.000 Euro Jahreseinkommen durchschnittlich, ein Verhältnis von 1 zu 14. Gucken wir uns jetzt erstmal die innerstaatliche Ungleichheit an. Da haben wir sehr unterschiedliche Größenordnungen in den verschiedenen Ländern. Die Ungleichheit ist in Mittel- und Osteuropa, also in Ländern wie Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn relativ niedrig, Slowenien. In Griechenland und Spanien ist sie überdurchschnittlich und erst recht in Bulgarien und Rumänien ist sie sehr hoch. Dabei müssen wir darauf achten, dass die Markteinkommen, also das heißt vor Steuern und bevor soziale Transferleistungen empfangen werden, sehr viel ungleicher verteilt sind als die verfügbaren Einkommen, wo das alles schon mit reingerechnet ist. Diese Umverteilung vom Markteinkommen zu den verfügbaren Einkommen ist in den Ländern sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Besonders gut funktioniert das in Skandinavien, relativ schlecht zum Beispiel in Spanien. In den letzten Jahrzehnten ist die Ungleichheit tendenziell gestiegen in den meisten Ländern. Die Lohnquote ist zurückgegangen, die regionalen Ungleichheiten innerhalb der Länder haben zugenommen. Wenn wir uns das konkret mal an einem Beispiel Deutschland ansehen, da war das Verhältnis des ärmsten Fünftels zum reichsten Fünftel, das ist diese S80, S20-Quote, im Jahr 2005 lag sie noch bei 3,8 und ist dann auf über 5 angestiegen und in Schweden bei 3,3, 2005 noch niedriger als in Deutschland und jetzt auch schon auf 4,1. Wenn wir das generell ansehen, seit 1980, da sehen wir, dass all diese Länder höhere Einkommensungleichheit in 2017 hatten als 1980. Das sieht man daran, dass sie alle über dieser Diagonalen liegen, die bedeuten würde, dass die Ungleichheit gleich geblieben ist. Wenden wir uns jetzt mal der Ungleichheit zwischen den Ländern zu. Da können wir feststellen, dass die Entwicklung im Rahmen der Währungsunion eigentlich sehr gut war, weil in der Peripherie starkes Wachstum kam, unter anderem ausgelöst durch die sinkenden Realzinsen. Aber dann kam eben 2008 die große Rezession infolge der Finanzkrise und dann besonders schwerwiegend in Europa, anders als in anderen Teilen der Welt, kam dann hinterher noch mal eine zweite Krise, nämlich die Euro-Krise. Und das hat dann dazu geführt, dass vor allen Dingen Griechenland, Spanien und Portugal, wo diese Sparpolitiken durchgesetzt wurden, wieder zurückgefallen sind. Und jetzt zuletzt die neueste Krise in der Pandemie, können wir wieder feststellen, dass der Süden, also die Mittelmeerländer, die auch stark vom Tourismus abhängen, stärker betroffen sind als der Osten und dass die reicheren Länder tendenziell eine etwas geringere Rezession haben. Da werde ich später noch genauer drauf eingehen. Gucken wir uns das Aufholen der armen Länder in Europa an, dann stellen wir fest, dass hier oben ist der Aufholprozess von Griechenland, Spanien, Portugal. Der ging auch ganz gut bis zur Krise und seitdem sind sie stark zurückgefallen. Während der Aufholprozess von Mittelosteuropa, das sind die ärmsten Länder in Europa, sich weiter fortgesetzt hat, wenn auch mit einer deutlich schwächeren Dynamik als vor der Finanzkrise. Hier haben wir noch einmal die genaueren Zahlen. Da können wir sehen, dass die Wachstum in Mittel- und Osteuropa von gesamten Zeitraum 2000 bis 2019 doch sehr, sehr hoch war im Vergleich zu den anderen Regionen. Aber wir sehen hier auch, dass Griechenland und Spanien und Portugal ein schwächeres Wachstum als die reicheren Regionen Europas hatten, also relativ zurückgefallen sind. Nun gucken wir uns mal die gesamteuropäische Einkommensverteilung an. Dazu benutze ich, und zwar
die sowohl die innerstaatliche wie die zwischenstaatliche Einkommensunterschiede berücksichtigt. Und dazu benutze ich den Quintilansatz. Das heißt, ich nehme von jedem Fünftel in jeder nationalen Bevölkerung das Durchschnittseinkommen und habe dann innerhalb von Europa bei 28 Ländern und habe ich dann 140 Quintile. Und die habe ich hier alle nach dem Pro-Kopf-Einkommen sortiert. Und wenn man dann die kumulierten Kurven nimmt, dann stellt man fest, dass die Bevölkerung wächst relativ schnell an, eben im, wenn man jedes Einkommen, jede Bevölkerung, jedes Quintils aufaddiert, das Einkommen deutlich langsamer, das endet erst am Ende wieder bei 100%. Das ist im Grunde genommen die sogenannte Lorenz-Kurve, würden die Ökonomen sagen. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie verhält sich denn das niedrigste, ärmste Fünftel von Europa zum reichsten Fünftel von Europa, dann gehen wir hier bis zu 20% der Bevölkerung und stellen fest, wenn wir hier rübergehen, das ist ungefähr 0,1 oder so oder noch weniger des Einkommens, 5% des Einkommens. Und hier oben das reichste Fünftel, da stellen wir fest, das sind die unteren 80% haben 60% des Einkommens, das heißt das oberste Fünftel, das reichste Fünftel hat 40% des Einkommens und die Relation zwischen den beiden ist dann unsere S80, S20-Quote, das Quintilverhältnis. Das ist dann 5% zu 40%. Gucken wir uns das nochmal etwas genauer an. Das hier sind diese ganzen Quintile, über die ich gesprochen habe, mit ihrem jeweiligen Einkommen. Da sehen wir, das ärmste Quintil in Bulgarien hat ein Durchschnittseinkommen von 1.612 Euro. Also wir reden hier von verfügbarem Einkommen. Und das reichste Quintil, das ist das reichste Quintil von Luxemburg, 85.000. Das zeigt nochmal, wie sich die Einkommensverhältnisse in Europa eben sehr weit aufspreizen. Und diese roten Quintile, das sind die nationalen Quintile, die in das ärmste europäische Quintil eingeflossen sind. Während hier diese grünen, das sind die reichsten nationalen Quintile, die zusammen jeweils ungefähr 100 Millionen Einwohner haben, das reichste und ärmste Quintil Europas bilden. Wenn wir uns jetzt dieses europäische Quintilverhältnis anschauen, das sozusagen die gesamteuropäische Einkommensverteilung abbildet, also das Verhältnis des Einkommens der reichsten 100 Millionen Europäer zu dem Einkommen der ärmsten 100 Millionen Europäer, dann stellt diese Grafik hier dar, wie sich das seit 2005 entwickelt hat. Die Sprünge hier entstehen durch die Osterweiterung, insbesondere hier durch die Erweiterung um Bulgarien und Rumänien, zwei sehr arme, aber bevölkerungsreiche Länder. Das wird dann im Zuge des Aufholprozesses abgebaut. Die Finanzkrise führt dann zu Verwerfungen. Und dann haben wir von 2010 bis 2016 leider eine Stagnation. Und dann geht es wieder nach unten. Und 2020 sehen wir, dass hier sich der Abwärtstrend der letzten 2-3 Jahre leider abgeflacht hat. Also die Pandemie hat sozusagen den Aufholprozess oder den Abbau der Ungleichheit in Europa verlangsamt, aber nicht komplett, also nicht wie hier bei der Finanzkrise sozusagen umgedreht. Auch hier sehen wir wieder, die Ungleichheit ist sehr viel höher zu Wechselkursen als zu Kaufkraftstärken. Und hier unten, das ist die offizielle Ungleichheit, die Eurostat angibt. Das ist aber nur der Durchschnitt der nationalen Ungleichheiten. Das sieht man hier, hat sich nur sehr wenig verändert, aber ein bisschen. Die gesamteuropäische Ungleichheit wird in ihrer Dynamik im Wesentlichen durch den Aufholprozess der armen Länder getrieben. Wie hat sich jetzt Corona auf das alles ausgewirkt? Leider haben wir jetzt noch nicht die Daten, auf die ich mich sonst stütze und auch für 2019 gestützt habe. Das sind nämlich die Ergebnisse der Household Surveys, der Umfragen, die die Eurostat macht und auf die man sich dann berufen kann. Die werden erst Ende des Jahres oder Mitte des Jahres vorliegen. Deswegen bei der innerstaatlichen Ungleichheit weiß man es nicht so genau. Ich vermute, die Markteinkommen haben sich, da ist die Ungleichheit gestiegen, aber wir haben eben diese massiven Umverteilungsmaßnahmen durch Kurzarbeitergelder und andere staatliche Hilfen.
das dürfte das etwas kompensiert haben. Nach meinen bisherigen Studien für Deutschland hat sich beim verfügbaren Einkommen wenig geändert. Und auch das werden ja auch gleich die folgenden Referentinnen und Referenten darlegen für die anderen Länder, also für Italien und Südtirol gilt das wohl ähnlich. Zwischenstaatlich haben wir aber natürlich schon Ergebnisse, weil wir wissen, wie sich das BIP zwischen 2019 und 2020 verändert hat. Und wir können, glaube ich, mit Recht annehmen, dass die verfügbaren Einkommen ähnlich sich verändert haben. Und wenn wir dann, da kommen wir eben dann zu einem Ergebnis, was ich eben demonstriert habe, dass sich die europaweite Ungleichheit nicht so verändert hat. Hier sehen wir nochmal, wie das bei der zwischenstaatlichen Ungleichheit aussieht. Wenn wir hier die Länder nach ihrem Pro-Kopf-Einkommen sortieren, dann sehen wir, dass sowohl innerhalb der armen Länder als auch innerhalb der reichen Länder eine sehr hohe Streuung ist. Es gibt Länder, also reiche Länder wie Frankreich und Großbritannien, wo das BIP um fast 10% eingebrochen ist, und arme Länder wie Litauen und Polen, wo es weniger als 4% eingebrochen ist. Insofern hält sich das Ganze eben in Grenzen. Und der Befund ist, dass die gesamteuropäische Ungleichheit im Zuge der Pandemie sich nicht sehr stark verändert hat. Ja, damit habe ich meinen Vortrag beendet und ich wünsche Ihnen allen noch eine gute Diskussion. Danke, Herr Daudestedt. Quindi, come abbiamo visto, la crisi legata alle misure messe in campo per arginare la pandemia ha rallentato la progressiva diminuzione delle disuguaglianze che il dottor Daudestedt aveva osservato negli anni precedenti. Nel complesso, però, l'effetto è stato debole per via della forte reazione degli Stati, che hanno rapidamente elaborato strumenti per integrare tra le cose i redditi da lavoro. Mettiamo ora il focus sul caso particolare dell'Italia. La seconda relazione di oggi è di Marta De Filippis, ricercatrice presso il Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia. Insieme alla collega Francesca Carta, la dottoressa De Filippis ha stimato l'evoluzione del reddito da lavoro delle famiglie italiane nella prima metà dello scorso anno, approfondendo l'efficacia delle misure intraprese dal governo attraverso l'elaborazione di tre scenari economici, quindi tre differenti gradi di intervento pubblico a tutela dei redditi. Prego, dottoressa Filippis, può cominciare. Grazie mille, innanzitutto molte grazie per l'invito. Condivido lo schermo. Sono molto contenta di essere qui a presentare questa ricerca che appunto ho fatto nello scorso anno insieme alla mia collega Francesca Carta. In questa ricerca praticamente quello che noi cerchiamo di fare è di stimare qual è stata la dinamica della distribuzione del reddito da lavoro delle famiglie italiane nei primi due trimestri del 2020, quindi durante il periodo più intenso di scoppio della pandemia e di misure di restrizione. Quello che noi in particolare cerchiamo di fare è di capire sia quale sarebbe stato l'impatto in assenza di qualsiasi intervento del governo e sia quale sarebbe stato l'impatto una volta che teniamo in considerazione il sistema di protezione sociale in essere in Italia. In particolare consideriamo due scenari differenti. Il primo è cosa sarebbe successo col sistema di protezione sociale in essere in Italia prima della pandemia, e poi anche tenendo in considerazione le misure straordinarie che sono state introdotte dal governo con il decreto Cura Italia e con il decreto rilancio, quindi con i più pesanti interventi che ha fatto il governo per tutelare i lavoratori. Allora, brevemente cosa facciamo? Noi partiamo da una stima del reddito da lavoro pre-pandemia, quindi utilizzando la rilevazione sulle forze di lavoro nell'ultimo trimestre del 2019 e ci focalizziamo quindi sulle perdite legate principalmente al lavoro, tralasciando per il momento le altre fonti di reddito, perché comunque il lavoro è presumibilmente il fattore che ha risentito di più almeno all'inizio dello scoppio della pandemia. E poi partendo dal nostro reddito pre-pandemia simuliamo sulla base di dati esistenti sulla perdita di ore lavorate eccetera cosa è successo nel 2020 secondo questi tre nostri scenari.
E in particolare, appunto, noi ipotizziamo un primo scenario in cui non esistono ammortizzatori sociali, quindi cosa sarebbe successo al reddito da lavoro una volta dopo lo scoppio della pandemia, senza strumenti di sostegno al reddito e senza forme di tutela dell'occupazione, quindi per esempio non considerando il fatto che i licenziamenti in realtà in Italia poi sono stati bloccati. Il secondo scenario è quello che noi chiamiamo gli ammortizzatori pre-Covid e quindi identifichiamo cosa sarebbe successo al reddito da lavoro se in Italia fossero in essere soltanto gli ammortizzatori che esistevano prima della pandemia, e in particolare la cassa integrazione da guadagni per i settori che erano coperti dalla cassa integrazione guadagni, oppure per gli altri settori in cui senza la cassa integrazione guadagni probabilmente alcuni lavoratori avrebbero perso il loro posto di lavoro, però in cui esisteva il sussidio di disoccupazione modulato secondo le caratteristiche della NASPI, che è il sussidio di disoccupazione che è in essere in Italia da partire dal 2015. E l'ultimo scenario che noi ipotizziamo è invece lo scenario che tiene conto anche delle misure straordinarie introdotte dal governo nei primi mesi della pandemia. E in particolare consideriamo tre misure straordinarie. Il primo è il blocco dei licenziamenti e l'estensione della copertura della CIG a tutti i settori e a tutte le imprese praticamente dell'economia. Il secondo è il bonus di 100 euro che veniva erogato a coloro che lavoravano in settori che non erano stati sospesi, quindi che dovevano comunque andare al lavoro fisicamente, ma che non potevano avvalersi del telelavoro. E l'ultimo è il bonus che è stato dato ai lavoratori autonomi sotto forma di un bonus una tantum di 600 euro per i mesi di marzo e di aprile, quindi a tutti i lavoratori autonomi praticamente che lo richiedevano venivano dati 600 euro, e sotto forma di contributo a fondo perduto per le imprese che avevano subito delle perdite sufficientemente larghe fra aprile del 2019 e aprile del 2020, che è stato erogato a partire dal mese di maggio. Quindi il nostro obiettivo è appunto cercare di capire cosa è successo alla perdita media del reddito da lavoro secondo questi tre scenari, ma soprattutto cosa è successo in termini di distribuzione del reddito da lavoro nell'economia. Quindi se lo shock Covid ha colpito maggiormente le famiglie più povere e come hanno compensato gli ammortizzatori sociali questo impatto diseguale della crisi. Ok, che cosa troviamo? Innanzitutto vi faccio vedere tre grafici che mostrano per quale motivo alla fine noi troviamo che senza l'intervento del governo la crisi avrebbe colpito maggiormente le famiglie più povere. Un primo motivo è che l'incidenza degli occupati nei settori sospesi, quindi nei settori che poi non hanno potuto lavorare durante il lockdown, è maggiore fra le famiglie più povere. Questo grafico mostra nell'asse delle X i quinti di reddito da lavoro equivalente pre-pandemia, quindi queste sono le famiglie più povere e queste sono le famiglie più ricche, e nell'asse delle Y mostra la quota di occupati in queste famiglie che lavoravano in settori che sono stati sospesi durante il lockdown. E si vede chiaramente che nelle famiglie più povere l'incidenza di occupati nei settori sospesi è maggiore. Il secondo grafico che voglio far vedere invece mostra qual è l'incidenza di individui occupati in mansioni che possono essere telelaborabili, quindi di individui che potevano comunque lavorare anche durante il lockdown perché potevano avvalersi del telelavoro. Quindi questo grafico, sempre nell'asse delle X, mostra i quinti di reddito da lavoro equivalente, quindi queste sono le famiglie più povere, queste sono le famiglie più ricche, e questo invece mostra la quota di persone occupate in mansioni telelavorabili. Quindi se è pari al 20% fra le famiglie più povere, quindi fanno tutti i lavori come camerieri, eccetera, che non si possono fare, in cui non si può avvalere del telelavoro, nelle famiglie più ricche la maggior parte, il 50%, fa lavori che gli consente di avvalersi del telelavoro, lavori come i professori o come i ricercatori come noi, eccetera, che si possono avvalere tranquillamente del telelavoro. La terza dimensione che è importante esplorare è il tipo di contratto di lavoro che gli individui avevano prima della pandemia, perché sappiamo che vi è un'enorme differenza fra il tipo di protezione che diversi contratti di lavoro danno ai lavoratori. Quindi questo grafico mostra qual è stata la perdita media che noi simuliamo nel reddito da lavoro a seconda del tipo di contratto che i lavoratori avevano prima della pandemia. Allora, guardiamo innanzitutto le barre verdi che sono quelle che riguardano lo scenario senza ammortizzatori, quindi lo scenario
pre-intervento, pre-qualsiasi tipo di intervento del governo. Questo grafico ci dice che la perdita del reddito da lavoro nel primo semestre del 2020 in media sarebbe stata di circa il 10%, però sarebbe stata molto eterogenea a seconda del tipo di contratto che questi individui avevano prima della pandemia. Per i lavoratori a tempo indeterminato sarebbe stata pari a circa il 5%, per i lavoratori a tempo determinato, quindi quelli meno tutelati dal punto di vista contrattuale, sarebbe stata pari a quasi il 35%, quindi sono individui che perdono il lavoro perché il contratto magari gli scade o perché comunque sono individui che più probabilmente vengono licenziati nel momento di crisi, e senza interventi del governo sarebbero rimasti a reddito zero, e sarebbe stata pari a circa il 15% in media per i lavoratori autonomi. La barra rossa indica cosa sarebbe successo nello scenario che noi chiamiamo ammortizzatori pre-Covid, quindi considerando gli strumenti di protezione sociale in essere prima della pandemia ed escludendo le misure straordinarie che ha implementato il governo nel 2020. Qua si vede che per i dipendenti vi è una rilevante riduzione della perdita in termini relativi, perché tendenzialmente soprattutto sia per la CIG ma soprattutto per l'esistenza di sussidio di disoccupazione, quindi per esempio quelli che perdono il lavoro a tempo determinato comunque, se hanno determinate caratteristiche, riescono ad accedere alla NASPI almeno per i primi mesi al sussidio di disoccupazione, e quindi questo riduce la perdita media. Invece per i lavoratori autonomi praticamente non vi è differenza, perché nel sistema di protezione sociale pre-pandemia vi era pochissimi strumenti di tutela per i lavoratori autonomi in termini di protezione sociale. La barra blu indica infine cosa è successo nello scenario post-pandemia, cioè con ammortizzatori sociali post-pandemia, quindi considerando anche le misure straordinarie. Qua la differenza più grande viene per gli autonomi, appunto, perché sono state introdotte numerose misure ad hoc per questa categoria di lavoratori. Nel complesso, secondo i nostri calcoli, nel primo semestre del 2020, nella media, la perdita di reddito da lavoro sarebbe stata pari a circa il 4%. Ok, l'ultimo grafico che vi voglio far vedere mostra la perdita in questi tre scenari a seconda della distribuzione del reddito pre-pandemia, quindi a seconda di queste famiglie, quali famiglie, se le famiglie povere hanno perso di più o di meno a seconda di questi scenari. Quindi questo grafico nell'asse delle X mostra sempre i quinti di reddito da lavoro equivalente pre-pandemia, quindi queste sono le famiglie più povere e queste sono le famiglie più ricche. E poi vi sono le barre che indicano sempre i tre scenari. Quindi nello scenario senza interventi del governo, quindi senza ammortizzatori sociali, la perdita sarebbe stata molto più intensa per le famiglie più povere, appunto per queste tre direttrici che vi ho indicato precedentemente, quindi sono più probabilmente occupate nei settori che sono stati sospesi, non possono avversi del telelavoro e sono probabilmente prevalentemente occupati con contratti più precari e quindi che avrebbero avuto maggiore probabilità di perdere il lavoro durante la pandemia. Quindi sarebbe stata pari al 15% per le famiglie più povere e sarebbe da pari a meno del 10% per le famiglie più ricche. Se consideriamo però gli ammortizzatori sociali, proprio per la natura degli ammortizzatori sociali, che per esempio prevedono dei massimi, dei massimali, per esempio la CIG viene data in proporzione al reddito da lavoro e al salario, ma poi esiste un massimale, oltre il quale non viene praticamente data nessuna integrazione salariale, quindi gli ammortizzatori sociali hanno in parte, quelli pre-pandemia già, avevano in parte contrastato questo aumento delle disuguaglianze. E se consideriamo anche le misure straordinarie introdotte dal governo, che sono spesso date in forma per esempio una tantum, quindi la stessa cifra indipendentemente da quello che percepivi precedentemente, si vede che l'aumento della disuguaglianza sembra essere completamente compensato. Quindi se noi utilizziamo come misura per valutare la disuguaglianza quella che usava anche il professore Daudestadt precedentemente, quindi l'indice di Gini, noi vediamo che in assenza di ammortizzatori sociali, secondo i nostri calcoli, l'indice di Gini sarebbe cresciuto in Italia di 4 punti percentuali, quindi dal 34,8% nel 2019 al 38,8% nel primo semestre del 2020. Questo è un aumento molto molto significativo, questo in assenza di interventi del governo, perché sarebbe maggiore di quello che è, di quanto è aumentato il Gini per la stessa popolazione di reddito e per la stessa popolazione di nuclei nella precedente recessione.
E questo sarebbe dovuto principalmente al fatto che aumentavano moltissimo le famiglie che rimanevano senza alcun reddito da lavoro. Se però consideriamo gli ammortizzatori sociali, calcoliamo l'indice di Gini, utilizzando queste misure di reddito che noi abbiamo simulato, quindi che considerano anche gli ammortizzatori sociali, si vede che già gli ammortizzatori sociali pre-pandemia avrebbero attutito gran parte degli effetti distributivi della pandemia, e questi effetti distributivi sarebbero stati completamente azzerati se consideriamo anche le misure post-pandemia. Quindi, se noi guardiamo al reddito da lavoro nello scenario ammortizzatori post-Covid, sia l'indice di Gini, sia la quota di famiglie che rimanevano senza reddito da lavoro sarebbe stata praticamente uguale a quello che succedeva prima la pre-pandemia. Quindi, secondo i nostri calcoli, le ingenti misure straordinarie che ha introdotto il governo negli ultimi mesi sono state in grado di compensare l'aumento della disuguaglianza nel breve periodo. Quindi rimane ovviamente aperta la questione di cosa succederà nel medio e lungo periodo, quando in parte queste misure in modo naturale dovranno interrompersi e in parte dipende anche da come sarà la ripresa dell'economia nel medio termine, però nel breve periodo abbiamo calcolato che le misure sono state efficaci nel contrastare l'aumento della disuguaglianza. L'altra cosa che però questi i nostri scenari indicano è che il sistema di protezione sociale in essere in Italia pre-pandemia era frammentario e se ne rende evidente la frammentarietà di quel sistema perché alcune categorie di lavoratori sarebbero rimaste scoperte da qualsiasi tipo di tutela in assenza delle misure straordinarie del governo. Per esempio, i lavoratori a tempo determinato con carriere molto discontinue che non riuscivano ad avere accesso neanche alla NASPI, oppure i collaboratori o queste forme di lavoratore autonomo, però molto simile alla fine dei dipendenti precari che non avrebbero avuto praticamente alcun tipo di tutela pre-pandemia. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ovviamente se avete domande o richieste, questa è la mia email. Altrimenti potrete porre domande e richieste anche alla fine del prossimo intervento, quando Certo. apriremo la discussione a tutti. Quindi invito nuovamente a scrivermi eventualmente in chat oppure a prendere la parola successivamente. Adesso daremo la possibilità a Luca Frigo e Anna Buratti dell'Istat, dell'Istituto Provinciale di Statistica di Bolzano, di esporre i risultati del loro studio, che anche se a livello solo provinciale confermano quanto ha appena esposto Marta De Filippis. Le misure temporanee del governo sono state in grado di contenere l'impatto negativo sui redditi e le disuguaglianze, impedendo quindi che la situazione economica e sociale di molte famiglie peggiorasse sensibilmente. Lo stesso si può rilevare a livello locale, in cui alle misure del governo nazionale si aggiungevano quelle prestazioni locali elaborate ad hoc. Lascio quindi la parola alla dottoressa Buratti e al dottor Frigo per la loro presentazione. Grazie mille. Inizierò io con la prima parte. Vi condivido lo schermo. Ok, riuscite a vedere? Mi sentite? Sì, eh sì. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, grazie mille per l'invito. Ora, come già detto, un piccolo excursus anche a livello locale sulle condizioni di vita e le diseguaglianze delle famiglie. Studio che abbiamo fatto insieme il mio collega Luca Frigo e io, e questo studio viene ripetuto dal 1998 ormai ogni 5 anni e vuole fotografare il reddito e le condizioni di vita delle famiglie altoatesine in buona parte con la me metodologia EUSILC. Questa metodologia viene utilizzata da Eurostat, ma anche dalla maggior parte degli istituti di statistica nazionali, tra cui anche l'Istat. Quindi potrebbe sorgere la domanda: perché c'è la necessità di fare la stessa indagine anche a livello provinciale? Questo per due motivi principali. In primis, perché la nostra realtà locale è molto piccola, quindi il campione estratto da Istat è ridotto e alcuni indicatori hanno numerosità molto bassa o errore standard molto alto,
e quindi appunto non rispecchiano la realtà come dovrebbe essere. E in secondo luogo perché oltre ad essere una realtà piccola è anche strutturalmente diversa da un punto di vista socio-economico. E ad esempio il rischio povertà da Istat viene calcolato sulla base del reddito nazionale, che come vedremo tra pochissimo è diverso, è molto diverso da quello altoatesino. Qualche parola sullo studio: viene fotografata la situazione del 2019 e i redditi 2018. L'indagine è stata svolta tramite cavi capi, quasi 1400 i questionari validati, e per la prima volta quest'anno le mancate risposte parziali riguardanti le dichiarazioni dei redditi sono state imputate con i dati amministrativi, appunto, delle stesse dichiarazioni. Il mio collega Luca poi vi darà un breve excursus appunto sulla simulazione fatta per il 2020. Subito brevemente col reddito familiare, per capire anche la motivazione di questo studio a livello provinciale, vediamo innanzitutto che vabbè, in questo decennio a valori reali ci siamo mantenuti più o meno costanti, e salta appunto all'occhio che per il 2018 Istat aveva riportato un reddito medio familiare nazionale leggermente minore di 32.000 euro. Quindi da questa differenza capiamo come che se vengono usate appunto grandezze a livello nazionale, le stime per gli indicatori altoatesini verrebbero distorti. Se adesso ponderiamo invece il reddito familiare per le numerosità delle famiglie, otteniamo il reddito equivalente, che ci dà già una prima idea delle disuguaglianze per gruppi sociodemografici. Come forse ci aspetteremmo, le famiglie mono e bigenitoriali con più figli a carico sono le più svantaggiate da questo punto di vista. Un'altra cosa che salta all'occhio è la differenza tra donne e uomini che vivono da soli. Questo non solo per il collocamento lungo l'asse, ma anche per la differenza tra i due indicatori di centralità utilizzati in questo contesto, la media e la mediana, per cui vediamo che per le donne la differenza non è così marcata, invece per quanto riguarda gli uomini si può vedere un gap maggiore, che sta a indicare una grande disomogeneità in questa classe sociodemografica. Se invece consideriamo degli indici sintetici che gli altri relatori hanno già illustrato, noi abbiamo aggiunto anche il coefficiente di Palma, che viene sempre più utilizzato in letteratura, notiamo che l'Alto Adige, come anche gli anni passati, rispetto a Austria, Germania e Svizzera, presenta una diseguaglianza maggiore, e però, e questo vale per tutti e tre gli indicatori, però si colloca meglio dell'Italia e leggermente peggio dell'Unione Europea. Vediamo comunque che, a parte l'Austria, in tutti gli altri ambiti territoriali, chi più chi meno, è aumentata la diseguaglianza. Passando dalla diseguaglianza alla povertà, in questo caso appunto il rischio povertà è stato calcolato con il reddito equivalente altoatesino, e vediamo che anche questo indicatore è rimasto costante nel decennio e più o meno intorno al 17%. Ora Luca ti passo la parola, così fai tu la seconda parte. Sì, grazie. Allora provo a condividere anch'io lo schermo.
Si vede? Sì. Sì. Perfetto. Posso, prima che cominci, ti interrompo un secondo, Marlene Rinner voleva sapere da Anna cosa intendesse per intervallo di confidenza. Credo sia una risposta che possiamo dare subito, giusto per rendere chiaro quanto appena esposto. Sì, vuoi rispondere tu, Anna? Rispondo io? Sì, praticamente si usa in statistica per capire più o meno, cioè qui abbiamo visto... Il reddito, ad esempio, nel 2018 è 39.338 euro, però con un intervallo di confidenza al 95%. Quindi, diciamo, questo numero non è esatto e nel 95% dei casi troveremo un risultato comunque compreso in questo intervallo calcolato del 95%, che adesso... è circa tra 41.000 euro e un po' meno di 38.000. Non mi ricordo i numeri a memoria esattamente. Grazie, allora lascerei adesso la parola al collega Luca Frigo. Sì, grazie a tutti. Danke auch an das AFI für die Einladung. Allora adesso Anna ha fatto vedere la quota di famiglia a rischio povertà, ma sappiamo che questa è fortemente influenzata in qualche modo dall'effetto proprio, no, dei trasferimenti sociali che vengono erogati in un territorio. Sappiamo che se noi nel nostro calcolo, nella nostra analisi, andiamo a vedere quelli che sono le famiglie a rischio povertà prima che vengano erogati i trasferimenti sociali, vediamo che si parla di un 22,4% delle famiglie altoatesine a rischio povertà. Se però noi nel nostro calcolo andiamo a quindi introdurre tutti quelli che sono i trasferimenti sociali, quindi come ha detto anche prima la collega della Banca d'Italia, la NASPI piuttosto che la CIG, ma nel nostro caso locale anche l'ingente somma di trasferimenti sociali erogati proprio dalla provincia di Bolzano, allora vediamo che la quota in questo caso di famiglia a rischio di povertà scende al 17,1%. In questo caso quindi si parla di circa 12.000 famiglie che in qualche modo sono tutelate dal rischio povertà proprio grazie all'erogazione di questi trasferimenti sociali. Spostandoci dalla dimensione famiglia alla dimensione individuo, vediamo quindi quelli che sono le persone a rischio povertà o esclusione sociale, indicatore questo appunto utilizzato solitamente a livello europeo, ossia anche stabilito per la strategia Europa 2020, ma ripreso poi anche dall'ONU per monitorare gli indicatori di sostenibilità con l'agenda 2030. E quello che appare appunto anche nella nostra analisi, quindi ha sempre una fotografia 2013-2018, quello che si vede è che sostanzialmente c'è un calo per tutti i territori di questi tipi di rischio, ma per ad esempio per l'Alto Adige, per la Svizzera, si vede un leggero aumento di circa un punto percentuale. Ecco, queste sono variazioni minime ma che danno una qualche tendenza. Ecco, queste persone comunque non sono solo quindi quelle a rischio povertà, ma sono persone che possono sia vivere in una famiglia a rischio povertà, ma anche in una famiglia con intensità di lavoro molto bassa, o che possono vivere anche in una famiglia dove ci sono una situazione di grave deprivazione materiale. Questo era un po' quindi per concludere quello che è lo studio 2018. Cosa abbiamo voluto fare? Siccome lo studio comunque si era concluso proprio a ridosso della pandemia, circa un mese prima che scoppiava la pandemia, noi avevamo fatto già tutte le analisi e poi purtroppo la pandemia ci ha un po' scombinato quelli che erano i risultati, quindi abbiamo sviluppato questa simulazione per cercare di almeno capire un po' se riuscivamo a vedere quali sono stati gli effetti del Covid. Quindi in qualche modo noi siamo partiti dalla popolazione del nostro studio, che era appunto una fotografia 2019 e con i redditi 2018. Partendo da questa popolazione ci siamo chiesti, ma riusciamo in qualche modo a simulare le variazioni di reddito da lavoro appunto tramite quelle che sono le variazioni che appunto si sono osservate di fatto nel mercato del lavoro, come ha fatto ben vedere prima anche la collega De Filippis. Le variazioni ci sono state anche molto forti, no? Quindi noi abbiamo guardato, preso queste fette di individui e le abbiamo cercate di in qualche modo replicare all'interno del nostro campione. Quindi siamo andati a vedere come c'è stato un aumento di inattivi, qui
soprattutto di quelle forze di lavoro potenziali che sono aumentate. Poi abbiamo guardato appunto l'aumento dei disoccupati, di quelle persone che anche se in qualche modo invece risultavano occupate, non hanno lavorato o hanno lavorato meno perché di fatto erano in cassa integrazione. Possiamo anche vedere quanti lavoratori autonomi in meno ci sono stati, il fatturato diminuito degli imprenditori, questi tutti indicatori che in qualche modo già c'erano, anche se solo parzialmente, già c'erano comunque verso la fine del 2020. Quindi poi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a prendere quelle che erano tutte le varie misure di sostegno, che sono già state anche spiegate negli interventi precedenti, misure di sostegno messe in campo sia a livello nazionale, ma ovviamente anche quelle messe in campo dalla provincia di Bolzano, quindi oltre alla CIGLA, NASPI, ad esempio il bonus dei 600 euro, anche tutti gli aiuti sociali dell'assistenza economica sociale della provincia che nel periodo della pandemia comunque sono stati introdotti ulteriori misure di aiuto proprio per il Covid. Quindi abbiamo in qualche modo imputato di fatto delle perdite di reddito e allo stesso tempo anche però delle misure di sostegno. Cosa si vede quindi a livello di reddito? Beh, allora innanzitutto riportando tutto a prezzi 2020 vediamo che la situazione 2018 era questa di circa 40.000 euro. Con il Covid cosa succede? Il reddito medio delle famiglie cala a 38.769 euro, si parla di circa 1.364 euro di perdita, appunto il 3,4% mediamente. Se però nella nostra simulazione andiamo ad introdurre anche appunto le misure di sostegno che sono state introdotte, quindi sia a livello nazionale ma anche a livello locale, quello che emerge è che in qualche modo l'impatto del Covid diminuisce chiaramente e si parla quindi di una perdita media familiare di circa 925 euro, quindi un punto percentuale in meno di fatto di perdita del reddito familiare medio. Andiamo più nel dettaglio a vedere appunto chi perde quanto, come è stato ben fatto vedere anche prima. Quindi anche noi abbiamo preso le nostre famiglie appunto nel nostro studio con tutte le simulazioni che abbiamo fatto, le abbiamo divise anche noi in quinti di reddito equivalente e siamo andati a vedere anche qui cosa è successo prima e dopo le misure di sostegno. Quindi lo scenario qui è uno scenario 2020, abbiamo preso la nostra simulazione 2020 e abbiamo detto cosa cambia rispetto ai dati che noi avevamo rilevato di fatto nel 2018. Quello che emerge è questo, che essenzialmente nella fascia, chiamiamola così, più povera della popolazione, la perdita è maggiore. I primi due quinti qui emerge che sono quelli che perdono di più, meno 4,1 e meno 4,5 la perdita, che invece è un po' minore nei quinti di reddito successivo. Se nella nostra simulazione introduciamo anche quelle che sono appunto questi ammortizzatori sociali, quello che emerge è che la perdita si riduce notevolmente per appunto i quinti di reddito inferiore, mentre per i quinti di reddito superiore, diciamo, la differenza tra lo scenario in assenza o con misure di sostegno, la differenza qui è minore. Quindi quello che qui emerge, insomma, da questa simulazione è in qualche modo che le misure di sostegno hanno funzionato, insomma, ad attutire un po' queste perdite, soprattutto per le fasce più vulnerabili. Ecco, l'indicatore di disuguaglianza, che in qualche modo ha fatto vedere prima anche già la mia collega Anna, qui le variazioni sono veramente minime, quasi impercettibili, però quello che un po' salta all'occhio, anche nonostante l'ordine di grandezza veramente piccolo, è che nel 2018 appunto il triangolino grigio è il valore che ha fatto vedere anche prima Anna, introducendo appunto la nostra simulazione, quello che si vede è che senza le misure di sostegno tutti gli indicatori di disuguaglianza tendono ovviamente un po' a crescere, ma la cosa interessante è che con le misure di sostegno di fatto si conferma anche qui che in qualche modo la disuguaglianza viene mantenuta, insomma, stabile. C'è un effetto in qualche modo, chiamiamolo cuscinetto, no, di queste misure di sostegno nel contenere l'aumento della disuguaglianza.
E parlando invece non più di disuguaglianza, ma in questo caso di rischio povertà, come abbiamo visto prima, non c'è stata grande variazione del rischio povertà in questi anni passati. Adesso qui parliamo di persone, che sono persone ovviamente in famiglia a rischio povertà. Appunto, diciamo, negli anni passati non c'è stato un grande aumento. Con il Covid non possiamo con certezza dire che c'è di fatto un aumento del rischio povertà in Alto Adige, anche se forse non l'ho detto prima, ma comunque la nostra simulazione è stata fatta quando ancora mancavano 2 mesi, dove c'è stato comunque un peggioramento della situazione, quindi anche se qui si parla di pochi punti, di pochi decimali di variazione, possiamo dire che forse qualcosa c'è stato. Però se in qualche modo invece dalla simulazione andiamo a togliere quelle che sono le misure di sostegno, allora si parla di un punto percentuale in più di famiglie a rischio povertà. Ecco, si parla quindi complessivamente di circa 4-5 mila famiglie in più a rischio povertà, se non ci fossero state tutte quelle misure di sostegno messe in campo appunto dallo Stato e dalla provincia di Bolzano. Ecco, un po' per tirare le somme, quindi quello che abbiamo fatto è stato appunto lo studio del 2018, che andava un po' a vedere quello che è cambiato rispetto al 2013, e non possiamo dire che ci sono state particolari variazioni dopo 5 anni, semmai delle leggere tendenze che ci dicono che comunque il reddito familiare medio delle famiglie in Alto Adige è leggermente aumentato, allo stesso tempo sono anche leggermente aumentate la disuguaglianza e il rischio povertà delle famiglie altoatesine. Riportando appunto tutto ciò al 2020, cercando di simulare gli effetti, quello che abbiamo visto anche poco fa è che in qualche modo le misure di sostegno in tutto sommato hanno funzionato per attutire le perdite, e l'abbiamo visto soprattutto proprio per quelle fasce di reddito più basse della popolazione. E anche il rischio povertà, come si è visto poco fa, è stato in qualche modo contenuto proprio grazie sempre a queste misure di sostegno. Io ho finito, grazie. Grazie Luca, grazie Anna per le vostre presentazioni e anche le precedenti. Apriamo adesso la possibilità di discutere con i nostri ospiti, di porre domande. Potete sia scrivere in chat che prendere direttamente la parola, basta segnalarcelo. Magari rompo il ghiaccio io con una domanda per Marta De Filippis. Volevo chiederle, lei ha mostrato come ci sia una forte differenza anche tra quelli che sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato e i lavoratori intermittenti. Volevo chiederle se poteva brevemente anche spiegarci come questo effetto sia stato molto più marcato per i lavoratori intermittenti, perché per esempio il bonus di 600 euro veniva erogato a tutti e ha avuto un effetto, se non ricordo male dal suo studio, molto molto importante, e per molti ha voluto dire anche guadagnare di più del solito. Scusa, una domanda, per lavoratori intermittenti dei collaboratori? Perché noi non... Intendevo i lavoratori autonomi, scusa. Ah, ok. Sì, allora, questo... il bonus di 600 euro veniva dato a tutti gli autonomi, quindi compresi anche queste forme di lavoro autonomo che sono praticamente dei lavoratori dipendenti precari. E ad alcuni tipi di lavoratori a tempo determinato, non a tutti. La differenza principalmente era che i lavoratori a tempo determinato hanno diritto al sussidio di disoccupazione, ce l'avevano anche prima, però prima la durata della fruizione del sussidio di disoccupazione dipendeva praticamente da quanto era durato il contratto a tempo determinato precedentemente. Con le misure straordinarie il governo ha congelato la durata e quindi praticamente l'ha prolungata anche per i contratti a tempo determinato a cui sarebbe scaduto il sussidio di disoccupazione nel giro di pochi mesi, perché i contratti a tempo determinato in Italia sono molto corti in media, quindi anche se venissero licenziati e avrebbero diritto comunque al sussidio di disoccupazione per un periodo molto limitato di mesi, e sarebbe già praticamente scaduto per tutti quanti. È riuscito a perdurare fino ad adesso principalmente perché il governo ha congelato la scadenza dei sussidi di disoccupazione.
mentre i collaboratori o intermittenti, tutte queste forme di lavoratore autonomo, non hanno diritto praticamente al sussidio di disoccupazione. Ecco, una prima domanda riguarda se penso possa essere posta a tutti i relatori, se si possono evidenziare degli effetti o delle differenze tra quella che è la situazione dei redditi da lavoro degli uomini e delle donne. Sappiamo che i dati ci confermano questo gap salariale. Giusto la settimana scorsa, anche come AFIPL, abbiamo partecipato a un convegno in merito con l'intervento della vice direttrice Silvia Vogliotti. E vorrei chiedervi anche a voi, penso sia una domanda che può essere aperta a tutti i relatori, quali sono le vostre valutazioni o se avete fatto un approfondimento in merito. Inizio io? Volentieri. Allora, per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo visto che allora, le donne sono principalmente un po' più colpite degli uomini per vari motivi. Il primo è che sono più probabilmente occupate nei settori che hanno poi risentito di più, per esempio i settori dei servizi turistici, e quindi l'occupazione in Italia, almeno per le donne, è diminuita di più nel 2020 rispetto a quanto sia diminuita per gli uomini. Il secondo è che sono più probabilmente occupate in forme contrattuali più instabili, e quindi questa è un'altra determinante della ragione per cui le donne ci hanno rimesso di più, si parla di she session invece di men session. E l'altro motivo è sicuramente l'aumentato carico, carico di cura per le famiglie, che è ricaduto secondo vari studi principalmente, maggiormente sulle donne, e quindi questo, secondo le nostre analisi, ha in parte costretto alcune donne a uscire dal mercato del lavoro almeno temporaneamente, quindi si è ridotta la partecipazione al mercato del lavoro femminile nel 2020 in Italia. In parte anche legato appunto alla chiusura delle scuole e agli aumentati carichi di cura che sono ricaduti principalmente sulle donne. Herr Dadelstedt, haben Sie vielleicht etwas hinzufügen oder Ihren Analysen mehr? Ja, normalerweise sind meine Analysen eher makroökonomisch und gehen nicht so weit runter in die genderspezifischen Sachen. Aber ich hatte ja mal vorhin erzählt, bevor wir angefangen haben, ich schreibe gerade eine größere Studie für das Europäische Gewerkschaftsinstitut. Und da habe ich mir unter anderem die Entwicklung der Arbeitslosigkeit auch nach Geschlechtern angeguckt in der Corona-Krise. Und da kann man sehen, dass generell die Arbeitslosigkeit bei Frauen europaweit, also für die EU 27, höher liegt als bei Männern und auch etwas stärker angestiegen ist in der Krise. Bei den Jugendlichen unter 25 haben wir ein interessantes Phänomen. Da war zum Beginn des Jahres 2020 die Arbeitslosenquote für jugendliche Frauen geringer als die der Männer, stieg dann aber stärker an, sodass sie auf dem Höhepunkt der Krise im Sommer 2020 über den der Männer lag. Und danach hat es sich wieder ein bisschen oszilliert. Aber es ist schon, bestätigt schon, dass auch Frauen zumindest in der ersten Welle der Krise im Jahr 2020 stärker betroffen waren, aufgrund wahrscheinlich der sektoralen Zusammensetzung der weiblichen Beschäftigung und der spezifischen anderen Faktoren, die wir ja auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Per concludere, intanto ringrazio Ida Lambacher per la domanda. Passerei la parola anche a Anna Buratti e Luca Frigo dell'Astat, se vogliono aggiungere qualcosa in merito, anche se appunto anche come AFIPL ce ne siamo occupati la settimana scorsa, quindi esistono effettivamente dati che confermano questo trend anche in Sud Tirolo. Sì, adesso qui per motivi di tempo non abbiamo potuto evidenziare alcune cose, ma intanto il nostro studio si era basato
più che altro sulle famiglie, quindi adesso qui non abbiamo evidenziato differenza uomini e donne, quello che però in parte ha fatto vedere Anna e in parte si vede poi anche nel rischio povertà è che ad essere particolarmente colpiti poi ad esempio sono, se guardiamo a livello di famiglia, sono le donne sole che rispetto agli uomini soli ad esempio hanno sia un reddito più basso ma anche un maggior rischio povertà. Questo riguarda, o se no riguarda anche ad esempio le famiglie monogenitori che sappiamo essere spesso anche appunto composte da donne sole con figli. Non so Anna se volevi aggiungere qualcosa. Microfono Anna. Ok, no, confermo, anche nella slide se volete la ricondivido un attimo. Volentieri. Che abbiamo fatto vedere del reddito equivalente appunto si vede come sono posizionate appunto le donne, questo ovviamente pre-pandemia, però penso che sia un buon indicatore generale insomma della differenza sia di come si collocano le donne che vivono da sole adesso, come ha detto Luca, per i monogenitori qui non c'è la specificazione esatta, però molto spesso sono donne. Comunque, vedendo solo donna che vive da sola versus uomo che vive da solo, vediamo come sono posizionati in modo diverso sull'asse e inoltre, come avevo anticipato prima, c'è una differenza sensibile di tra media e mediana. Questo denota il fatto che c'è molta più variabilità nel reddito degli uomini che in quello delle donne. Grazie, penso che la risposta abbia soddisfatto la domanda, infatti Ida Lambacher ringrazia per questi interventi e per questo approfondimento, in particolare dal punto di vista delle donne sole, quindi dei nuclei familiari formati soltanto donna-donna. E se non ci sono altre domande, vedo una mano alzata, ma non vedo di chi. Se non ci sono altre domande... sì, era un errore. Michael Dauderstedt, prego. Ja, ich habe eine Frage nochmal an die beiden anderen Studien. Wie haben Sie die Einkommensentwicklung simuliert? Also mir ist ja schon klar, über die staatlichen Zuwendungen, da wissen wir ja Bescheid, aber wie haben Sie die Entwicklung der Markteinkommen simuliert? Oder gibt es da doch schon statistische Daten, die jetzt vorliegen? Weil das hatte ich ja mangels Haushaltsurveys, hatte ich ja diese Daten nicht. Non siete timidi? Sì, noi abbiamo appunto simulato, siamo partiti da dei dati sempre in parte simulati del reddito da lavoro pre-pandemia e poi abbiamo, basandoci sulle indicazioni aggregate, sulle perdite di ore lavorate in settori di occupazione, abbiamo formulato delle simulazioni sul reddito da lavoro nel 2020 a seconda di questi tre scenari. Quindi sì, sono simulati, non, neanche noi ci abbiamo a disposizione i dati effettivi sul reddito del lavoro del 2020. E poi abbiamo in parte confermato le nostre simulazioni utilizzando un sondaggio invece congiunturale che la Banca d'Italia ha fatto nel corso del 2020, in cui chiedeva delle indicazioni sul reddito da lavoro, però comunque non in bande abbastanza larghe, in intervalli, e abbiamo visto che le nostre simulazioni si parlavano con questi dati raccolti nel corso del 2020 da varie indagini. Luca, sì. Vai. Sì, pure. Confermo che anche noi appunto abbiamo utilizzato un approccio simile appunto a quello delle colleghe della Banca d'Italia. E noi appunto siamo partiti, la base nostra era i dati rilevati di fatto da noi pochi mesi prima della pandemia, quindi il lato di partenza era la popolazione pre-pandemia e il reddito pre-pandemia. Quello che abbiamo fatto in qualche modo è stato vedere le variazioni che si sono osservate nel mercato del lavoro, quindi
banalmente vedere che c'erano più disoccupati, quindi all'interno del nostro campione siamo andati in qualche modo ad attribuire perdite di reddito a un target ben preciso di individui, quindi abbiamo, alcuni individui di fatto li abbiamo fatti diventare disoccupati, altri individui li abbiamo fatti diventare cassa integrati, quindi in qualche modo sono simulazioni che insomma non è che riescono a cogliere a pieno quello che è stato ovviamente il fenomeno Covid, ma in qualche modo ha cercato di coglierne un po' l'impatto attraverso infatti quelli che erano i dati disponibili, che appunto anche noi non avevamo dati disponibili a così alta frequenza appunto che potessero cogliere l'impatto. Anna, non so se vuoi aggiungere. No, confermo e aggiungo che da questo punto di vista c'è stato anche d'aiuto quanto pubblicato da Eurostat e forse anche in parte da Banca d'Italia stessa riguardo al tipo di lavoratori più colpiti da questa pandemia, cioè in base all'età, mi sembra tipo di occupazione, non mi ricordo se anche genere, comunque abbiamo consultato letteratura anche in questa direzione. Sì, esatto. E abbiamo quindi individuato un target ben preciso all'interno del nostro campione, dove siamo andati di fatto a imputare perdite di reddito e allo stesso tempo però anche l'introduzione di misure di sostegno, quindi la NASPI per i disoccupati, la CIG per i cassa integrati e via dicendo. So eine Frage von Andreas Exenberger. Welche Fördermaßnahmen waren besonders wirksam, sodass die Einkommen der ärmeren Quintile in Italien und ja auch in Südtirol deutlich weniger zurückgegangen sind als die der Wohlbehabenden? Kann man das bereits beurteilen oder zumindest begründet vermuten? Das ist vielleicht eine Frage für Marta De Filippis und Luca Frigo und Anna Bugatti. Darei prima la parola ai ricercatori della che hanno fatto l'altro anno. Sì, beh no, come ha fatto, penso sia anche la parte che ha fatto vedere Luca e viene confermata anche da quanto ha fatto vedere Marta De Filippis, ovviamente i quinti di famiglie tra virgolette più ricche hanno potuto mantenere i propri redditi sia per la posizione lavorativa che avevano, il tipo di contratto e così via. Ovviamente qua in Alto Adige, vista anche la struttura locale, molti delle fasce più povere possono essere imputati a lavori con contratti che si ritrovano nell'ambito turistico e che sono comunque stagionali e sicuramente non a tempo indeterminato, quindi le misure previste dal governo e anche a livello locale hanno cercato di dare una mano soprattutto a persone attive in questi settori lavorativi, se mi confermate. Sì, se posso dire, cioè tendenzialmente nei nostri studi sull'Italia le due misure, cioè il motivo per cui alla fine gli ammortizzatori sociali hanno funzionato di più per le fasce più povere della popolazione è tendenzialmente il bonus dei 600 euro, cioè quello dato agli autonomi. Quello era una tantum dato indipendentemente dal reddito che percepivano prima, quindi se consideriamo che gli autonomi in media in Italia secondo le nostre elaborazioni guadagnano circa 1300 euro al mese, di conseguenza 600 euro in media, se in media guadagnano 1300 euro nel quinto più basso probabilmente veniva, dandogli 600 euro gli veniva coperto interamente il loro guadagno, mentre tra le famiglie più ricche probabilmente guadagnavano ben più di 1300 euro al mese e quindi dargli solo 600 euro gli compensava una minore porzione della perdita. Quindi il fatto che fosse uniforme lungo l'intera distribuzione del reddito ha fatto sì che aiutasse necessariamente di più in termini relativi le famiglie più povere. E l'altra ragione è che appunto per molti strumenti, sia per la CIG sia per il sussidio di disoccupazione, esistono dei tetti massimi e vale la stessa cosa, per cui se uno guadagna tanti soldi prima
a prendere la CIG consiste in una significativa comunque perdita del proprio reddito da lavoro, perché comunque il massimale della CIG mi pare sia 1.300 euro al mese, quindi se uno guadagna 2.000 euro al mese questo comporta una perdita del reddito da lavoro, se uno già guadagnava prima meno di 1.300 euro al mese il massimale non è vincolante e quindi la perdita relativa è minore e questa è una cosa che è stata fatta apposta, cioè gli ammortizzatori sociali sono stati costruiti appositamente per tutelare maggiormente le famiglie più povere o comunque i lavoratori che guadagnano meno in termini relativi. Grazie, se Luca Frigo non ha altro da aggiungere, passerei la parola al direttore. Luca? Posto, grazie. Allora ringrazio i nostri relatori ancora una volta, ringrazio la collega Venezia per avermi assistito nella parte tecnica. Adesso do la parola al direttore Stefan Perini per le conclusioni del webinar e gli spunti e gli impulsi da parte dell'istituto. Grazie ancora da parte mia e alla prossima puntata. Grazie Lorenzo per la parola. Chiedo se si vede la presentazione. Sì. Magari da mettere a schermo intero, però si vede. Dovrebbe essere a schermo intero, almeno da me. Aspetta. Così? Meglio? Perfetto. Ok. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich mache den ersten Teil meine Schlussfolgerungen in Deutsch und schwenke dann auf Italienisch über. Wir haben jetzt viele Zahlen gesehen, sehr interessante Zahlen aus Studien in Europa, in Italien, auch auf lokaler Ebene. Was ich jetzt machen möchte, ist ein paar Überlegungen anbringen, auch wirtschaftspolitischer und sozialer Natur. Und ich werde auch versuchen, das, was wir jetzt in diesem Forschungsinstitut, Forschungsberichten gesehen haben, ein bisschen auf die Südtiroler Realität nochmal herunterzubrechen. Die Tagung heute oder dieses Format, das wir haben, Art im Dialog, heißt Tendenz Ungleichheit. Und was wir als Institut eigentlich hier, auf das, was wir ansprechen möchten, ist eigentlich auf das Thema Verteilungsgerechtigkeit. Also wenn wir das Thema gewählt haben, eben der Ungleichheit und uns mit diesem Thema beschäftigen, ist es eigentlich vor allem darum, weil wir uns stärker mit dem Thema der Verteilungsgerechtigkeit allgemein auseinandersetzen möchten. Und eben, die Verteilungsgerechtigkeit hat viele Facetten. Die Verteilungsgerechtigkeit, wir haben heute einen Aspekt herausgepickt von dem ganzen Thema der Verteilung, und zwar die Verteilung der Einkommen und die Gleich- oder Ungleichverteilung von den Einkommen. Aber das ist nur, wie ihr hier auch seht, in dieser Grafik die Spitze eines Eisbergs. Denn wir können uns natürlich auch beschäftigen mit der Verteilung der Vermögen, mit dem Thema Armut, materielle Deprivation, Bildungsgleichheit, Ungleichheit, Chancengleichheit, soziale Mobilität. Das sind alles Themen, die sehr stark auch mit dem Thema, mit dem großen Thema Verteilungsgerechtigkeit zusammenhängen. Eben, Einkommensungleichheit haben wir heute gesehen, aber ja, wie schaut es mit den Verteilungen der Vermögen aus? Wir wissen von Studien, dass das Vermögen besteht im Wesentlichen von Grund und Boden, von Immobilienvermögen und dann auch von monetärem Vermögen, also von Geldanlagen. Und Immobilien beispielsweise machen fast 2/3 des Vermögens von Privathaushalten aus. Wie ich danach auch aufzeigen werde, weiß man so gut wie nichts in Südtirol über diesen Aspekt. Dann haben wir natürlich das Thema der Armut. Und hier haben wir die Begriffe der absoluten Armut, der relativen Armut, Begriffe wie Armutsgefährdungslücke, soziale Ausgrenzung. Aber natürlich, Armut ist ein Thema, wo man den unteren Rand der Verteilung genauer anschaut. Materielle Deprivation, soziale Deprivation ist auch ein Thema, das ein Begriff, der damit zusammenhängt. Dann ja, die Bildungsungleichheit. Wir wissen auch aus anderen Studien, dass die Kinder von
Akademikern, also wenn die Eltern Akademiker sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass auch die Kinder Akademiker werden. Und hingegen Familien mit bildungsferne Familien oder Kinder von bildungsfernen Familien tun sich schwerer, auch die soziale Leiter nach oben zu klettern. Also so quasi das Akademikerkind, Elternakademiker, Kinderakademiker, und wenn die Eltern halt Mittelschule haben, bleiben auch sehr oft die Kinder in der Bildungsbiografie hinten. Soziale Mobilität, weil wir schon beim Thema sind, ist natürlich die Fähigkeit, unabhängig vom familiären Hintergrund auch die soziale Leiter nach oben zu klettern. Das bringt uns zum Thema der Chancengleichheit. Chancengleichheit kennen wir eigentlich sehr oft im Zusammenhang mit dem Thema Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, also den Gender-Aspekt. Aber Chancengleichheit kann man auch breiter betrachten und einfach sagen, eben gleiche Möglichkeiten für alle Personen, unabhängig vom kulturellen und sozialen Hintergrund, den man in der Familie vorfindet. Okay. Heute haben wir eben einen Aspekt gesehen und sehr gut beleuchtet, den Aspekt der Einkommensungleichheit. Und wir haben ja auch uns sehr damit beschäftigt, welche Effekte jetzt die Covid-Krise hatte und wie der Staat eben auch durch Interventionen versucht hat. Und es ist ihnen auch zum Teil sehr gut gelungen, diese Effekte abzufedern. Aber eben das Kernproblem scheint nicht einmal so die Einkommensungleichheit zu sein, sondern das Kernproblem scheint eher die Vermögensungleichheit zu sein. Sie sehen hier auf der linken Grafik den Gini-Koeffizient der Einkommensungleichheiten in verschiedenen Ländern. Und Sie sehen hier Zahlen, die gehen von 24 bis ungefähr 45 oder so. Aber Sie sehen da bei der Vermögensungleichheit eine sehr größere Ungleichverteilung. Und gerade Deutschland beispielsweise, da gibt es eine geringe Einkommensungleichheit, aber eine sehr hohe Vermögensungleichheit. In Italien sind wir eigentlich in beiden Punkten relativ gleich, sagen wir es so. Ein weiteres Thema ist, was ist Wirklichkeit und was ist Perzeption? Im AFI-Barometer, das ist eine Umfrage, die wir machen als Arbeitsförderungsinstitut, wo wir 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragen, im 3-Monats-Abstand fragen wir in der Sommerwelle auch, wie groß empfinden Sie die Unterschiede zwischen denen, die eben viel verdienen oder die reich sind und die eben arm sind. Und hier ist schon die Perzeption von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass die Unterschiede groß sind. Wir fragen hier nicht nach den Einkommensunterschieden, aber einfach nur noch nach der, sagen wir so, Wohlfahrtsschere. Und diese Wohlfahrtsschere, ich glaube, eben es spielt hier in den Antworten nicht nur das Thema Einkommen eben eine Rolle, sondern auch vor allem auch das Vermögen eine Rolle. Also die Südtiroler Arbeitnehmer glauben, dass es in Südtirol relativ ungerecht ist, zugeht mit der Verteilung des Wohlstands. Okay, was wir heute auch noch gesehen haben, ist die Bedeutung und die Zentralität des Staates als Korrekturfaktor. Weil wir wissen ja, wir haben eine Verteilung, eine gewisse Verteilung der Primäreinkommen, die kann gleicher sein oder kann ungleicher sein. Das ist so, wie es auch Herr Wauderstedt gesagt hat, wie eben die Markteinkommen ohne Interventionen von Staat ausfallen, also noch bevor der Staat eine Lenkungswirkung einnimmt. Und hier sehen wir eben dann in den weiteren Ebenen durch das Steuersystem, wo es darum geht, wo nehme ich mir das Geld als Staat, also bei wem viel, bei wem weniger. Und dann durch die Sozialleistungen, wo man eben integriert, bei jenen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen. Also das sind natürlich zwei zentrale Levels, wo der Staat interveniert und eben die soziale Gerechtigkeit herbeiführt.
Es sind auch diese Ebenen, wo man jetzt überlegen muss, wo kann man intervenieren? Oder eben auch, wo sollen sich Gewerkschaften und sozial aufgeschlossene Organisationen besonders dann engagieren? Weil ich sage so, das Ideale wäre ja, wenn man es schafft, dass die Primäreinkommen schon relativ gleich verteilt sind. Also wenn wir jetzt eine Situation hätten, wo die Verteilung der Primäreinkommen schon durchaus akzeptabel wäre, dass jeder von seinem Einkommen leben kann, dann bräuchte es keine großen Korrekturen. Fakt ist aber, dass eben diese Korrekturen notwendig sind und wie wir gesehen haben, gerade in Zeiten von Covid-19 mehr denn je. Was sind also diese Etappen des sozialen Ausgleichs? Die erste Etappe ist natürlich die Intervention direkt bei den Primäreinkommen. Also wie kann man dafür sorgen, dass schon die Primäreinkommen halbwegs vernünftig ausfallen, dass diese Verteilung halbwegs vernünftig ausfällt. Und hier, glaube ich, kommt man am Thema gesetzlicher Mindestlohn nicht vorbei. Auch als Information von Herrn Dauerstedt, Italien ist ja eines der wenigen Länder in Europa, das keinen gesetzlichen Mindestlohn hat. Also es ist zwar immer wieder in Diskussion, auch gerade aktuell wieder bei der italienischen Regierung, aber es gibt hier auch Perplexitäten und Resistenzen von Seiten der Gewerkschaften, weil man eben fürchtet, zum einen, dass der Staat eigentlich das Geschäft übernimmt, sagen wir so, was eigentlich den Gewerkschaften zusteht, aber zum anderen auch, dass sich die Kollektivlöhne dann Richtung Mindestlohn herunterentwickeln. Aber ich glaube, dass auch die Zeit reif ist in Italien für einen gesetzlichen Mindestlohn. Wir haben auch als AFI einmal, die Idee lanciert von einem Südtiroler Mindestlohn, weil wir wissen ja, dass wir ungefähr Lebenshaltungskosten haben, die circa 20% das nationale Niveau übersteigen. Dann haben wir, und durch diesen gesetzlichen Mindestlohn und durch die Kollektivverträge würde man an der Untergrenze agieren. Wir können aber auch bei der Obergrenze, an der Obergrenze agieren, beispielsweise durch Lohnobergrenzen für Manager, beispielsweise für öffentliche Funktionäre, Politikergehälter sind ja immer wieder Thema, nicht? Aber es geht allgemein um das Thema eben auch Lohnobergrenzen. So würde man eben die Flanken abschneiden von der Verteilung der Primäreinkommen einmal bei den oberen Einkommen und die unteren Spitzen. Speziell für die Südtirol-Situation ist natürlich wichtig, und wir sagen das immer wieder, dass man die kollektivvertragliche Verhandlung auf Landesebene stützt, dass man auch die Verhandlungstätigkeit in Bezug auf Betriebsabkommen intensiviert. Und hier könnte durchaus auch das Land Förderungen koppeln an die Existenz oder nicht von diesen Landeszusatzabkommen. Also nur Firmen beispielsweise, die dann diese Landeszusatzabkommen einhalten, oder die bekommen dann diese Förderung. Oder man kann auch hier, das haben wir auch vorgeschlagen beim letzten Webinar, beispielsweise öffentliche Vergaben an der Einhaltung von Landeszusatzabkommen koppeln. Was das Steuersystem anbelangt, ja, das ist ein großes Thema, weil wir haben natürlich einmal das Thema der Unternehmensbesteuerung, und das löst man wahrscheinlich eher auf internationaler oder europäischer Ebene, und dann das Thema der Besteuerung von Personen. Was die Unternehmensbesteuerung anbelangt, haben wir natürlich ein großes Thema momentan in Europa mit der Konzernbesteuerung, also Besteuerung im Ursprungsland. Man muss die Steueroasen austrocknen. Wir haben Themen wie Finanztransaktionssteuer, CO2-Steuer, Webtax, um auch den Handel zu schützen. Der Spielraum von Südtirol ist relativ gering, aber zum Beispiel der IRAP wäre gegeben und bei den Gemeindesteuern. Was die Personenbesteuerung anbelangt, ist ja ohnehin jetzt bei die italienische Regierung dabei, das System zu reformieren. Man will Hand anlegen an den steuerfrei und Absatzbeträgen, auch die Steuerklassen, die Zahl von Steuerklassen reduzieren. Für uns wichtig ist auf jeden Fall, dass die Steuerprogression aufrecht bleibt und dass einfach den Kampf der Steuerhinterziehung, dass das wirklich auch nach wie vor
ganz oben angesiedelt wird. Kommen wir zu den sozialen Transferleistungen. Hier haben wir das Problem in Italien, das hat auch die Mitarbeiter, die Referentin von der Banca d'Italia angesprochen, dass wir ein sehr fragmentiertes Sozialsystem haben. Also das Netz hat eben Lücken, hat Löcher. Vor allem haben wir aber eben auch verschiedene Ebenen an Leistungen, die sich überlagern, Staatsleistungen, Regionalleistungen, Landesleistungen. Man weiß manchmal nicht, ist das jetzt, ist die Landesleistung integrativ, ist sie substitutiv? Und ganz allgemein für den italienischen Welfare gilt ja, dass er sehr kategorial ausgerichtet ist und nicht universell. Also es geht weniger, man hat weniger einen Wohlfahrtsstaat, wo man sagt, das ist einfach ein Recht der Bürger, das, für den haben alle Anspruch, sondern mehr, es geht mehr in die Richtung, je nachdem, welcher Kategorie du angehörst, ob Arbeitnehmer, ob Rentner und so weiter, hast du Zugang zu bestimmten Leistungen. Die Rolle des Staates ist natürlich jetzt nicht nur limitiert, was das Steuersystem betrifft oder auch die Sozialleistungen, sondern ganz zentral ist natürlich die Grundwohlfahrt oder das, was man italienisch Welfare die Base heißt, also Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem. Wir haben gesehen, wie wichtig das ist, auch in Zeiten jetzt der Pandemie, weil sicherlich werden Staaten, die über ein effizientes Gesundheitssystem verfügen, schneller auch aus dieser Situation draußen sein. Ich brauche nicht, glaube ich, betonen, dass sich auch gezeigt hat, wie wichtig einfach die Grundschulbildung ist und die Bildung in den Pflichtschulen und auch die Betreuung von Kindern und von Senioren. Das Thema Wohnen und das Thema Arbeit. Also wichtig ist, dafür sorgen, dass man eine Bevölkerung hat, die gesund ist, die Zugang zu Betreuung und Bildung hat, ein Dach über den Kopf und eine Arbeit. Wenn man diese vier Sachen garantiert, hat man schon, bin ich überzeugt, 80% des Problems der Verteilungsgerechtigkeit gelöst. Come Istituto Promozione Lavoratori IPL, noi su alcuni temi siamo ben attivi anche, no? Quindi ci vediamo anche come partner per questo tema della giustizia anche redistributiva, Verteilungsgerechtigkeit. Ho già detto il tema del minimo salariale che vogliamo anche continuare ad approfondire, ma non si tratta solo del salario minimo legale, ma anche della contrattazione di secondo livello. Working poor, povertà, è uno dei nostri temi. Abbiamo fatto un progetto a suo tempo iniziato con la Caritas in merito a questi budget di riferimento sulla esperienza austriaca. Abbiamo fatto una specie di minimo vitale, ma non è solo un minimo vitale per i bisogni primari, ma diciamo per poter vivere dignitosamente. Seguiamo e analizziamo le dichiarazioni dei redditi, facciamo diversi studi sull'abitare e ci occupiamo anche del tema della pari opportunità, della mobilità sociale e anche del welfare, soprattutto anche del welfare del futuro. Ecco, chiudo dicendo che secondo me quello che abbiamo in Alto Adige è una lacuna nella ricerca per quanto riguarda il tema della distribuzione anche patrimoniale. Quali sono le possibili fonti? Le possibili fonti possono essere il libro fondiario, il catasto, no? Perché lì ovviamente abbiamo dati amministrativi, abbiamo anche l'accesso a la possibilità di vedere come cadono anche e come sono distribuiti questi patrimoni fondiari, ma anche immobiliari. Poi, come un'altra fonte, sarebbero naturalmente anche le dichiarazioni dei redditi e abbiamo una fonte quasi in casa della provincia che è la dichiarazione unica dei redditi dei patrimoni, pur sapendo che questa è ovviamente spostata molto sui redditi bassi perché si fa questa
domanda soltanto in genere quando si ha necessità delle prestazioni sociali. In ogni caso, questa è una grande lacuna attualmente nel panorama della ricerca in Alto Adige e quindi secondo me l'Alto Adige necessita non solo di uno studio sulla distribuzione dei redditi, ma anche sulla distribuzione dei patrimoni. C'è stato un tentativo, no, nel 2005 di fare uno studio che comprendesse anche la distribuzione dei patrimoni, risale a 15 anni fa, è stato uno studio condotto proprio insieme anche, è stata una cooperazione tra Astat e IPL, poi nel 2015 il capitolo sui patrimoni era già un po' più corto, nel 2021 adesso non sappiamo proprio niente di patrimoni. Quindi penso che il problema diventa sempre più grande, secondo me, anche nella distribuzione dei patrimoni, ma le ricerche diventano sempre più piccole. E quindi lo vedo un po' come una lacuna, non dell'Astat, ma proprio del sistema statistico provinciale, che si dovrebbe a Forze Unite riuscire a fare un bel studio sulla distribuzione della ricchezza in Alto Adige e anche del benessere. Ecco, quindi io penso che proprio alla stregua anche della pandemia da Covid e gli ingenti aiuti economici statali e provinciali, il tutto porterà ovviamente ad un aumento del debito pubblico, no? Questo lo sappiamo già. Quindi supereremo la crisi, ma la supereremo indebitati. E la grande domanda che ci poniamo anche come istituto è chi paga poi, o come si fa poi a far rientrare il debito pubblico a livelli pre-crisi, no? Quindi chi paga anche per, chi restituisce anche tutto questo debito. E quindi il tema della distribuzione dei redditi e dei patrimoni sarà centrale nei prossimi anni. Quindi supereremo la crisi, ma ci troveremo davanti a una montagna di debito pubblico che deve essere in qualche modo anche fatto ritornare a dei livelli accettabili. Adesso, ich glaube, das Thema der Verteilungsgerechtigkeit wird uns noch einige Zeit beschäftigen, oder immer mehr beschäftigen in den nächsten Jahren. Weil auch wenn wir die Covid-Krise überstanden haben, werden wir uns mit eben einem Schuldenberg wiederfinden. Und die Frage ist, wie tragen wir diesen Schuldenberg wieder ab, sodass dies auch sozial gerecht erfolgt. Ich bedanke mich für dieses sehr interessante Webinar, für die ausgezeichnete Organisation von Seiten von Lorenzo, der auch die Moderation gemacht hat, Chiara, was die Technik gemacht hat und das ganze Anmeldungsmanagement, Matteo, für das er mir die Präsentation vorbereitet hat. Ich bedanke mich, mi ringrazio tutti gli intervenuti, grazie danke an Sie, Herr Dr. Lauderstedt, grazie a Marta De Filippis di Banca Italia, grazie a Anna Buratti e Luca Frigo, danke natürlich auch unserem Präsidenten, der auch das Okay gegeben hat für diese Tagung, was hinter diesem Thema auch steht. Herzlichen Dank auch unseren beiden Übersetzerinnen, Evelyn Tarasconi und Evelyn Dal Comune. Bleiben Sie uns treu, wir werden sicherlich in ein bis zwei Monaten wieder ein Webinar machen zu einem Thema, das wir heute noch selbst nicht wissen, aber auf jeden Fall. Lassen Sie sich überraschen und bleiben Sie uns treu. Dankeschön. Grazie ancora da parte mia e alla prossima. E grazie ancora a Marta De Filippis, Michel Dauderstedt, Luca Frigo e Anna Buratti per aver raccolto il mio invito. Grazie mille a voi. Arrivederci. Auf Wiedersehen, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, grazie, arrivederci.